L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. L'approfondimento dell'attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici e ascoltatori. Proviamo ad approfondire quello che sta accadendo in Ucraina. Siamo al 24esimo giorno di guerra. Lo facciamo grazie alla disponibilità di Stefano Maria Capilupi, docente universitario associato presso l'Accademia Russa Cristiana di Scienze Umanistiche di San Pietroburgo, che cura insomma da 15 anni anche scambi di docenti e studenti fra l'Università d'Italia e di Russia, 70 pubblicazioni all'attivo, diversi articoli. Innanzitutto grazie Stefano, siamo in collegamento da San Pietroburgo. Sì, siamo in collegamento da San Pietroburgo, quindi in qualche maniera voglio dire c'è un sentimento di disagio, però c'è comunque il desiderio di difendere fino in fondo quello che ho costruito in tutti questi anni, quindi rimaniamo qua conservando quello che si è costruito, soprattutto il dialogo costruito a livello accademico, scientifico, culturale, umano, che è qualcosa che sicuramente ha un significato enorme, insomma, deve essere difeso, insomma, quanto deve essere difesa la pace, insomma, stiamo guardando io le cose analoghe. Vorrei capire quali sono gli effetti che questa invasione russa dell'Ucraina, relativamente appunto al tuo lavoro, ai programmi di scambio tra studenti e docenti russi ed europei, quali sono i contraccolpi che al momento si stanno verificando, ma in prospettiva per il futuro soprattutto? Il futuro vorrei che fosse più roseo del presente, perché il presente è catastrofico, quindi non si parla di contraccolpi, si parla di un cambiamento radicale. Tutto quello che fino all'altro giorno aveva un valore, adesso non ce l'ha più, per cui in Europa lo sapete, in Europa la Finlandia non permette più agli studenti russi di studiare nelle loro università, la Germania richiede indietro i propri studenti, i propri professori, se non sbaglio qualcosa di simile ha fatto la Francia, l'Inghilterra non ne parliamo, per cui in un certo senso l'Italia, non vorrei sbagliare, ma l'Italia è rimasta quasi l'unico paese ad aver conservato i rapporti accademici. C'è una nota della Farnesina che invita a non tenere rapporti con istituzioni russe in generale, però grazie al cielo le università non hanno letto questa cosa alla lettera, credendo di doverlo estendere a rapporti con professori e studenti. Se lo facessero sarebbe la fine, secondo me, di ogni vera speranza di dialogo con questo mondo, e per una serie di ragioni, insomma, che vogliamo magari adesso, non lo so, insomma, attraverso le domande che tu mi vorrai fare possiamo affrontare diversi aspetti, insomma, di questa questione. Attualmente hai studenti in Italia e ci sono studenti o docenti in Russia? Certo, io ho mandato, per certi versi è stata una grossa soddisfazione perché io sono riuscito a mandare studenti nonostante tutte le difficoltà legate al Super Green Pass, quindi anche quella è già stata un'epopea. Magari era il simbolo, il segno che sarebbe successo qualcosa di ancora più catastrofico dopo, ma già quella è stata un'impresa, riuscire a mandare questi studenti tra gennaio e febbraio in Italia, addirittura 8 studenti all'Università degli Abruzzi, a Chieti e a Pescara, e nello stesso tempo accoglierne due studentesse dell'Università di Pisa, dall'Alta Scuola di Mediazione di Mediatori Linguistici e Culturali di Pisa, con la quale anche abbiamo un rapporto di anni, addirittura loro vinsero l'Erasmus+, quindi gli studenti russi ricevevano 800 euro al mese, tutte cose che ormai sembrano di un altro mondo, qualcosa che non esiste più e che non so quando esisterà di nuovo, insomma, che l'Europa possa finanziare stage di studenti russi. Però Prego, vorrei che... Sì, dimmi. No, prego. vorrei che... Io non chiedo, voglio dire, l'utopia di poter ricostituire questi finanziamenti. Riconosco che è un'utopia, insomma, ma distruggere semplicemente gli accordi accademici che ci sono, di semplice scambio, ecco, questa sarebbe una vera follia, secondo me, un'idiozia. Insomma, ecco, a me quello che mi distrugge sono due cose in questo momento. Da una parte la guerra, che è una cosa che io personalmente sono stato fino al primo giorno contro l'intervento russo, sono stato tra i primi anche a espormi a livello di social in questo senso, anche tra gli amici russi. Nello stesso tempo, però, la reazione da parte europea di tagliare prima i ponti di qualsiasi genere e poi passare alle sanzioni mi ha distrutto. Mi ha distrutto e non mi aspettavo, nonostante io capisca il sentimento, il risentimento,
voglio dire, il rancore, eccetera, ma non mi aspettavo tanta russofobia, ecco. Non me l'aspettavo. Tu pensi che su questo versante ci sarà una sorta di dietrofront, un ripensamento su qualcosa? Te lo auguri, naturalmente. Io lo auspico, cioè io sento diversi colleghi, ho sentito anche qualche politico, sento diversi giornalisti, tutti che dicono sì, è vero, è un errore, ma che si faccia qualcosa di concreto e di ufficiale per invertire questo trend, per ora non lo registro, ecco. Anzi, c'è il rischio che l'Italia finisca solo per accodarsi in questo agli altri paesi europei, ecco. Sarebbe una sconfitta definitiva, eh. Lo capisco di dire questo in ore, se vogliamo, ancora più difficili, no? Perché ieri, c'è stato questo scambio di battute al veleno tra la Guerini, no? E Ponomarev da parte russa, per cui innanzitutto da parte russa, non lo riconosco, insomma. Per cui voglio dire, magari da parte italiana c'è il sospetto, la sensazione di dire, ma in fondo sono i russi che non lo vogliono questo, no? In fondo sono loro che si stanno isolando. Sono loro se parliamo dei rappresentanti, degli altri rappresentanti politici. Però ci dimentichiamo della gente, ci dimentichiamo degli studenti, dei giovani, della borghesia, degli intellettuali, degli artisti. Voglio dire, improvvisamente gli artisti russi, i registi, si sono ritrovati chiusi le porte di qualsiasi festival europeo. Voglio dire, quello è stato uno sbaglio, ecco, su cui bisogna tornare, bisogna ritornare, su questo bisogna ritornare indietro quanto prima, insomma. Capisco che io posso far poco, insomma, ma lo dico dovunque mi sia data la possibilità, io lo vado dicendo. Proviamo ad analizzare, Stefano, il mondo dell'informazione russa, estremamente complicato. Sono state chiuse, almeno quello che noi sappiamo, sono state chiuse le TV e le radio indipendenti, varata insomma, questo decreto che condanna a 15 anni di carcere chiunque si Certo. schieri contro l'iniziativa russa di invasione. Non si parla naturalmente di invasione sempre, ma di operazione speciale. Esatto. Ma a questo punto ti chiedo, ma è tutto vero che non ci si può collegare a internet? Ma oddio, adesso la voce che non ci si possa collegare a internet, spero che si stia diradando in Italia, perché ormai si è capito che non è così, voglio dire, no? Mi sono ritrovato anche a intervenire, non so se l'hai visto, sulla 7, anche su Radio 24, eccetera, a dirlo. Mi chiedevano proprio il giorno prima dell'11 di adesso, quando è stato? L'11 marzo, che doveva essere la data in cui addirittura la Russia si sarebbe isolata, avrebbe creato una propria internet, non so se ti ricordi. E mi dicevano alla vigilia, allora sta per succedere, il ministro russo, il ministero l'ha smentita questa cosa, e mi sembra assurdo, perché vorrebbe dire dare un colpo definitivo anche a tante cose pratiche di cui insomma i russi hanno bisogno, insomma. Quindi mi sembra che sia da escludere, insomma. No, internet. Tu C'è, riesci a collegarti sulle io varie riesco piattaforme social? a, come mi sto collegando con te in questo momento, voglio dire, posso usare Google, posso usare, c'è il motore di ricerca più diffuso in Russia che si chiama Yandex.ru, lo conoscerai, Yandex.ru, voglio dire che nel momento in cui tu digiti certe cose, avendo ricevuto degli input chiaramente da altre fonti, che non sono i canali di Stato, chiaramente, però nel momento in cui tu qualcosa sei venuto a sapere per le tue vie, lo riesci a ritrovare. Devo dire, però, cominciano ad esserci dei blocchi, però sono blocchi che non resistono più di 1 o 2 giorni. Per esempio, io sono molto sconvolto dalla notizia di l'accusa che ha fatto la vice premier ucraina, no? Di violenza sulle donne, di nuovo da parte dei soldati russi, è una cosa che mi sconvolge. Oggi sono andato a cercarla e al momento non c'è, però c'è quella che si riferiva qualche giorno prima, di cui parlava il sindaco di, se ti ricordi, di Kherson, no? È qualcosa, è una voce che era già girata 2 settimane fa. Voglio dire, quindi poi ci sono dei blocchi iniziali, ma poi col tempo le notizie comunque passano. Quindi Instagram, Facebook, Twitter sono accessibili. Allora, su questo purtroppo la situazione è diversa. Allora, Instagram è stato definitivamente oscurato, e tu sai anche perché. Voglio dire, l'uscita di Zuckerberg, no? Che ha cambiato i termini della moderazione di Meta, è stato un errore. Capisco, io capisco, parlo di Zuckerberg, ma no? Non sto parlando di un governo, di un rappresentante politico, quindi noi abituati alla democrazia in Europa, sappiamo che la democrazia è una sorta di, come dire, di piovra nel senso buono, voglio dire, ognuno si muove per conto suo, no? Quindi Zuckerberg prende delle decisioni che io so che anche in Italia spesso vengono contestate, se non sbaglio, non è che gode di una grande popolarità, no? Come viene gestito Facebook, so che ci sono critiche anche in Europa, però ti renderai conto che da parte di un colosso americano, improvvisamente, cambiare i termini della moderazione, per cui tu puoi augurare la morte, non solo di Putin, ma delle forze armate, arrivando fino alle reclute che, come sai, sono state mandate con l'inganno, purtroppo, in Ucraina, eccetera,
non poteva non provocare la reazione da parte, era prevedibile che ci fosse questa reazione, quindi in qualche maniera, voglio dire, autorità private come Zuckerberg cercano poi questo isolamento, per cui è stata oscurata Instagram, perché tu puoi augurare la morte, in un certo senso dei russi, insomma, così è stata letta la cosa, mi spiego. E cosa, cosa trasmettono in Russia i media? C'è rimasta la televisione di Stato? Allora, in televisione, se parliamo di televisione, è una cosa che io, i miei amici, i miei familiari, i miei studenti non guardiamo da anni. Quindi ecco, è una cosa che vado dicendo, voglio dire, anche il cittadino medio, l'autista che incontri per strada, che magari cerca, è portato comunque a dare ragione al proprio governo, però se poi gli dici sì, però converrai che la televisione c'è poco da fidarsi. Sì, sì, quello lo so da me, quello lo so da me. Voglio dire, si hanno comunque un'opinione non positiva della televisione, insomma, dei canali di Stato. Certo, sai che è successa questa cosa incredibile di questa giornalista che di sua sponte ha mostrato questo cartello, eccetera, eccetera, no? Abbiamo seguito anche in Europa moltissimo questa cosa. Ma che fine ha fatto? Lo sappiamo? No, no, beh, penso che l'avrete seguita anche voi, insomma, è stata interrogata 14 ore. Lei giustamente si lamenta di essere stata interrogata non alla presenza dei suoi avvocati, gli è stata fatta una multa di 30.000 rubli, che con l'inflazione sono 240 euro, e vediamo, c'è il cosiddetto l'alto comitato di indagine, Strelsky Kamitiet, in russo, che vuole portarla in tribunale, ma non è detto ancora. Ecco, se la portasse in tribunale, poi potrebbe esserci l'applicazione delle nuove leggi del 4 marzo, e la cosa potrebbe diventare più pesante, ma credo di no, credo che Non la tocchino poi alla fine, in ultima analisi. Hai seguito, a proposito di televisione di Stato, l'evento trasmesso in merito all'anniversario dell'annessione della Crimea? Allora, l'altro giorno, ecco, io queste cose, come i miei amici, eccetera, per non rovinarci il morale, l'umore, eccetera, non le seguiamo, no? Da internet? Sì, appunto, mi sono informato dopo, post factum. Ci sono anche canali indipendenti russi su YouTube, io poi posso mandarvi anche un elenco di intellettuali russi che continuano coraggiosamente a esprimersi. C'è un certo Ilan Yashin, lo trovi su YouTube, con centinaia di migliaia di visualizzazioni, e altri simili che continuano comunque, nonostante le leggi, nonostante le minacce, a lavorare, e loro ti spiegano chiaramente come quella cosa che ha sconvolto, immagino, molti italiani, no? Gli ha fatto perdere la fiducia, avranno pensato che popolo beota, no? I russi, no? Alla fine questa è l'impressione che tu ottieni, no? Che popolo di fanatici, di idioti, no? Come in russo c'è questa espressione zombirovani, no? Voglio dire, quanto di costruito c'era? Appunto, voglio dire, alla fine poi scopri che gruppi pagati, prezzolati, mandati apposta, gente minacciata di licenziamento se non raggiungeva lo stadio, persone portate lì che non capivano dove essere, e poi alla fine si ritrovavano allo stadio. Sai, quando fai uno più uno più uno più uno, poi ti rendi conto quanto quella cosa fosse in realtà molto fittizia, insomma. Più gli idioti che ci sono sempre, i fanatici, perché c'è un soccolo duro di putiniani, questo sicuramente, voglio dire. Però io non credo assolutamente in quel famoso 70% di putiniani, no. Io direi che c'è una metà del popolo, o perlomeno un 40% sicuro, di gente che non approva questo intervento, è confusa, è spaventata. Perché io vorrei vedere gli italiani, quando sai che se metti i piedi in piazza insieme ad altri 5 rischi 15 anni di carcere, come reagirebbero, no? Dico bene. Cioè, un'esperienza che, voglio dire, ma i tuoi dati, insomma, i dati a cui tu riesci ad accedere, cioè, quanti dissidenti al momento in Russia sono stati appunto arrestati? Oddio, l'altro giorno leggevo di 7.000 nelle carceri, insomma. Adesso bisogna vedere poi. Io ho un amico che è uscito dal carcere da pochi giorni, mi ha detto che altri ci sono ancora, sono rimasti dentro. Lui in particolare, Dimitri, si chiama, mi dice: sai Stefano, io ho una piccola casa editrice di libri audio, voglio dire, non è che mi posso autolicenziare, quindi in un certo senso non rischio nulla. Altri hanno paura magari invece di perdere il lavoro, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che la paura c'è, la gente ha cominciato a parlare sottovoce, a parlare in codice, ci diciamo le cose, insomma. Purtroppo sì, c'è un ritorno un po' all'atmosfera sovietica, insomma, il nemico ti sente, no? Però non ma, c'è, ma c'è qualche radio indipendente che riesce a trasmettere dei messaggi cifrati? Allora, la radio, oddio, per esempio, una cosa che abbiamo notato da giorni, come Peter FM, che sarebbe appunto una radio tipica di rock music di San Pietroburgo, manda tutta una serie di canzoni in cui il tema della pace è ricorrente, è sempre presente, insomma, voglio dire. Quindi, come vedi, c'è una resistenza più sottile in codice, no? Voglio dire,
E ci sono comunque personaggi che hanno avuto il coraggio di esporsi, lo sai, Piotrowski di Hermitage continua a dire dobbiamo mantenere i ponti con l'Occidente, che dire oggi dobbiamo mantenere i ponti con l'Occidente in Russia è una cosa coraggiosissima, perché non è assolutamente quello che dice il governo, no? Quindi. Ma il sentimento della popolazione russa nei confronti di Putin è cambiato, se è cambiato in questi 22 anni di potere? Perché probabilmente, insomma, quella percentuale che dicevi tu a favore di Putin, forse ha avuto delle oscillazioni in questi 22 anni. Ma Giovanni, è chiaro che voglio dire, abbiamo un paese che comunque rimane un mistero anche per uno come me che ci vive da 22 anni, no? Perché comunque io sono un italiano, il mio modo di vedere le cose. Sono venuto in Russia che non avevo nessun tipo di preconcetto, non è che ero venuto in Russia con una mia idea della Russia, insomma, ero interessato a questioni di letteratura, di filosofia, ma non avevo una mia idea della gente russa, è un'idea che mi sono fatto sul campo. Quindi è chiaro che c'è certo nazionalismo che è un pochino nelle corde di questo popolo, legato anche a una sua storia religiosa, voglio dire, chi si intende di, una cosa che io ho studiato abbastanza, insomma, chi si intende di ortodossia sa quanto a volte l'ortodossia, specie quella russa, ha comunque purtroppo delle tendenze nazionaliste, per una serie di ragioni anche teologiche, storiche, eccetera, eccetera. E tutto questo negli anni è cresciuto, sai bene che la propaganda di Putin, questo tornare alla memoria della Seconda Guerra Mondiale, questi cortei, io vivo al centro, vivo nella famosa prospettiva Nevsky cantata da Battiato, no? Per cui ho visto negli anni questo 9 maggio sempre più grosso, sempre più imponente, no? Questi famosi cartelli con le fotografie dei caduti, no? Questo il corteo immortale, no? È una cosa nota anche in Italia, suppongo. Ed è una cosa che mi preoccupava chiaramente, perché io vedevo una sorta di rimozione. Il russo si ricordava della grande impresa, dell'assedio di Leningrado, eccetera. Si lamentava che noi europei abbiamo dimenticato questo, il solito complesso di inferiorità del russo che non si sente capito, amato, per cui io facevo una grande fatica a dire ai miei amici: guarda che in Italia conosciamo tutti cos'è stato l'assedio. C'era, ad esempio, ti ricorderai, Sergio Leone voleva fare un grande colosso sull'assedio di Leningrado, insomma, da anni. Poi è un progetto che è passato a Giuseppe Tornatore, voglio dire. Però ecco, questo tornare alla Seconda Guerra Mondiale e dimenticare invece le tragedie interne, la repressione, voglio dire, staliniana, le invasioni dei paesi della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, una sorta di rimozione crescente che evidentemente faceva comodo a questa classe dirigente, c'è poco da fare. Certo, non mi sarei aspettato che però poi il risultato di questo processo fosse quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, eh. Molti dicono che Putin alla fine non è in sostanza cambiato nel corso di questi 22 anni. E Ma si è modificata l'immagine, la percezione che in Occidente soprattutto c'è stata. Certo, non è un uomo di comunicazione, ma un uomo che arriva dai servizi segreti, no? sì, io ne parlavo con un mio carissimo amico ieri, mi diceva: guarda, se tu senti le opinioni, sai che è stato chiuso l'Eco di Mosca, no? Lo sapete. Tra l'altro Venediktov, il direttore dell'Eco di Mosca, aveva rapporti amichevoli con Putin, con Peskov, perché altrimenti non avrebbe potuto lavorare qui per anni, insomma, si è a conoscenza di questo, immagino, no? Per cui la famosa Eco di Mosca era riuscita a sopravvivere anche perché gli era permesso di sopravvivere, insomma, c'è una famosa chiacchierata a tu per tu fra Putin e Venediktov, in cui Putin, di fronte a un bicchiere di vodka, insomma, gli fa: sai, a parte quelli che la pensano come me, ci sono i nemici e ci sono i nemici e i traditori, cioè ci sono i c'è il nemico e ci sono quelli pagati proprio invece dall'estero. E allora Benedetto gli ha fatto: io chi sarei allora, l'agente segreto, l'agente o il nemico? Dice: no, tu sei il nemico. Ah, va bene, allora vorrà dire che possiamo andare avanti, insomma, a convivere. Voglio dire, e personaggi come Benedetto analizzano la storia di Putin ed è stato comunque un personaggio che è sempre riuscito a, la sua forza, che è una sorta di metafisica, direi, c'è cioè una forza, un'energia particolare, che ha qualcosa di un certo senso di soprannaturale, se vogliamo, tra virgolette, è qualcosa che si ciba, si nutre del conflitto. Se tu vai a rivedere la biografia di Putin, voglio dire, è sempre stato colui che si è ritrovato un passo sopra ciò che aveva distrutto, no? Crolla il KGB e Putin rimane. Putin passa nel comune di San Pietroburgo con Sobchak, eccetera, finisce con la realtà e Putin rimane, no? È sempre, quindi, ed è questo che mi preoccupa, perché è come se l'Europa stesse facendo un attimino lo stesso gioco, ossia questo portare il conflitto su una radicalità tale, ed è una radicalità di cui appunto comunque un politico come Putin sa, si nutre
fin nelle viscere, insomma, ecco perché, ripeto, il fatto di non aver capito che dovevamo sì fare le sanzioni, ma non chiudere tutti i rapporti con la gente russa è un grossissimo errore che favorisce invece chi si ciba fin da che da una vita si è sempre nutrito del conflitto e della distruzione. Quali sono le cifre dei profughi ucraini trasmessi dagli organi russi? Questo posso fare. Sai, questa è una cosa che in qualche maniera non è che voglio dire, sai, questo possono dire che sia colpa degli europei che ci siano questi profughi, perché poi le notizie magari sono le stesse, ma vengono interpretate in maniera diversa. Voglio dire, come per esempio, ecco, dei genti su ucraini, vado a vedere in russo quanti sono, posso dirtelo subito, vediamo che cosa dice l'internet russa. Ecco, vediamo, ci sono le cifre, c'è scritto 3 milioni e mezzo, sì, 3 milioni e mezzo, c'è scritto l'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica la cifra ufficiale dal 24 febbraio, sono 3 milioni e mezzo i profughi dall'Ucraina. Quindi no, le informazioni arrivano, però vengono interpretate in maniera diversa, per cui l'Europa si sta accollando un peso che non potrà sostenere, perché non capisce che deve portare avanti i negoziati con la Russia e non deve favorire a tutti i costi solo e soltanto l'Ucraina, eccetera, eccetera. Insomma, cosa ne pensi di questi negoziati? Ma io penso che purtroppo non abbiamo un'altra via, no? In questo senso. Poi sia chiaro, io so che ci sono anche molti in Italia, molti filoputiniani, no? Sai meglio di me che in realtà poi non è così, come dire, univoca la realtà di chi si interessa di queste notizie. Io stando qui da 20 anni sento, come dire, essendo un educatore, quindi avendo sempre avere a che fare con i giovani, per me è importante quale futuro alla fine si profila per la coscienza russa, per la cultura russa. Quindi magari ci sono altri che ti parlano di geopolitica e ti dicono che in fondo non solo negoziare è giusto, ma è anche giusto che la Russia mantenga certi equilibri a livello mondiale. Io in quello non mi voglio addentrare. Io registro che in questo momento, voglio dire, la priorità deve essere fermare la guerra. Quindi in questo senso... Ma chi può giocare un ruolo veramente determinante? Ecco, questo, voglio dire, noi abbiamo un presidente dell'Unione Europea che è Macron, no? Quindi ha un ruolo comunque ufficiale che bisogna riconoscergli. Ecco, a me dispiace che l'Italia non è riuscita a inserirsi in questo, perché la frase di Di Maio, che Putin è un cane rabbioso, è una frase inutile. Voglio dire, tu puoi pensare quello che vuoi, ma se sei un capo politico devi mantenere comunque il contatto. Voglio dire, la diplomazia non è semplicemente una necessità, è un modo proprio concreto di uscire dai problemi, no? Voglio dire, quindi questo mi delude. Insomma, l'Italia potrebbe giocare un ruolo maggiore da questo punto di vista. Quindi, che ti devo dire? Bisogna lavorare solo e soltanto, non so quale potrebbe essere il personaggio. Renzi so che ha proposto la Merkel, ma d'altro canto però abbiamo Macron come presidente dell'Unione Europea, no? Voglio dire, sarebbe strano non riconoscere questo ruolo. Non so quali altri mediatori. Ma sarà capace l'Unione Europea di mettere sul piatto questo peso che fino adesso non ha, secondo me, insomma, dimostrato? Questo non è il mio campo, insomma, io non sono un esperto di geopolitica, insomma, mi interesso di politica. E la Cina che ruolo sta giocando in prospettiva? Questo io ne so quanto vuoi, insomma, no? Voglio dire, la Russia spera molto sull'appoggio della Cina, lo sappiamo bene. Ci spera e nel presente e nel futuro. Quindi, voglio dire, se vogliamo essere pessimisti, vogliamo dirlo a tutto tondo, cosa ci aspetta, no? Una guerra che prima o poi dovrebbe finire, no? In un modo o nell'altro, non... escludiamo l'orizzonte terribile della guerra mondiale, perché allora su quello non c'è più da dire niente, no? Voglio dire, usciamo da questa guerra, una Russia separata dall'Europa che si ripiega sulla Cina, dal punto di vista economico, perché è un mercato quello comunque promettente, una Russia quindi che rimane comunque, in qualche maniera, trova un'ancora di salvezza dal punto di vista economico, perde moltissimo a livello culturale, e un'Europa che affronterà grossissimi problemi a livello economico, no? Voglio dire, questo è quello che ci aspetta, dico bene. Quindi io lo ripeto proprio perché vorrei che invece non accadesse ciò. Mi spiego. Ce la curiamo tutti, naturalmente, sperando sempre nelle nuove generazioni, quelle nuove generazioni a cui tu facevi riferimento. Prima di chiudere e di ringraziarti per questa chiacchierata, un po' fuori da quanto ci siamo detti, il tuo ultimo lavoro, invece?
Ma vuoi dire, il libro è stato quello pubblicato da Litos, da Manzoni a Dostoevskij, Il tragico e la speranza, quindi paradossalmente usciamo da un anno che doveva essere invece il trionfo del dialogo, l'anniversario di Dostoevskij, l'anniversario di Dante, abbiamo fatto molti eventi in cui univamo i due anniversari perché hanno un significato enorme entrambi, e adesso la traduzione del poema del Grande Inquisitore, sempre di Dostoevskij, per edizioni Castelvecchi, con Antonina Nocera, Antonio Coratti, Mario Reale. E sarei dovuto venire in aprile fisicamente a presentarlo, insomma. Non so se in questo momento, appunto, in questa contingenza possa farlo, male che vada, faremo una presentazione online, insomma, vediamo. Grazie Stefano, professore associato Grazie presso l'Accademia Russa Cristiana di Scienze Umanistiche di San Pietroburgo, magari ci aggiorneremo, a te. grazie Speriamo. ancora. Grazie. Ciao. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. L'approfondimento dell'attualità.